Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Oggi in questo episodio cosa andremo a fare? Come prima cosa andiamo a sistemare questa stanza che al momento è dedicata agli animali, soltanto a Zoe e a Cora. Però dal sondaggio del video precedente avete deciso di dividere la stanza in due e quindi una parte lasciarla sempre per gli animali, dedicarla sempre a loro, mentre dall'altra parte, nell'altra stanza che si otterrà, faremo la stanza del bambino barra bambina, visto che Emma e Leonardo adotteranno un bambino. Ebbene sì. Comunque sono quasi le 7:30 di lunedì e abbiamo Leonardo che è un po' teso perché ha bisogno di divertimento, quindi adesso lo mandiamo un pochettino al computer a svagarsi e quindi anche a videogiocare un pochettino. Quindi gioca una partita e facciamo gioco a sport incredibili. Invece Emma è felice, però ha bisogno di dormire. Emma invece deve scrivere ancora 4 buoni libri e domani vediamo se va a lavorare. Sì, quindi magari per domani prendiamo il giorno libero, il giorno di ferie, così lo dedichiamo al nuovo bambino, al nuovo bebè che arriverà in famiglia. Intanto sta dormendo e abbiamo i cagnolini e i gattini qui fuori, quindi facciamoli entrare, chiamiamoli un attimo. Vediamo, eccola qua Zoe e Cora che sta entrando, perfetto. Poi un'altra cosa che ho fatto è stata quella, intanto facciamoli interagire un pochettino, fai uscire invece con Zoe, facciamo altre scelte, amichevole, facciamo... Chiama tra le braccia, oh guardate è andata sul letto questo brutto vizio. Però c'è Cora che è stanco, quindi facciamo una cosa. Vieni qua e chiedi di sdraiarsi a Cora. Perfetto. Leo ha bisogno di mangiare qualcosina e di dormire, quindi veniamo un attimo qui e vediamo cosa abbiamo in frigorifero. Prendi gli avanzi. Vediamo un po'. E per quanto riguarda Leonardo, ho cambiato la sua aspirazione. Prima come aspirazione aveva romantico seriale. Adesso invece ho messo mago dei computer, ha già videogiocato per un totale di 5 ore e ora deve esercitarsi nella programmazione sempre per un totale di 5 ore. E ho deciso di fare questa aspirazione visto che comunque lavora, il suo lavoro è quello di un informatico. Al momento è assistente tramite chat, però comunque questo è quello che fa. Un informatico, quindi starà tanto al computer, quindi mi sembrava il caso di cambiare la sua aspirazione. Nel frattempo c'è Cora, cosa sta facendo? Sta mangiando, sta bevendo da questa pozzanghera, non va assolutamente bene, quindi adesso si è messa qua e sta dormendo. Emma continua a dormire, perfetto, mentre Leonardo sta mangiando. Vediamo un attimo. Lo so che hai bisogno di dormire, quindi adesso appena hai finito di mangiare, vieni qua e dormi. Ok, vediamo cosa fa Zoe nella sua lettiera. Sta facendo i bisognini. Brava. Ed è infatti automatica, perché mi avete scritto nei commenti nello scorso episodio, ero stata io a sistemare, a pulire la lettiera, però effettivamente è automatica e quindi si sistema, insomma si pulisce da sola. Ecco qua, sono andati entrambi a dormire, quindi aspettiamo domani e poi sistemiamo questa stanza. Avevo in mente anche di, guardate intanto come dorme, avevo in mente di magari di spostare anche il bagno, quindi qua fare la cameretta del bambino, che quindi è adiacente alla camera dei genitori, e qui invece dividere appunto il bagno e la stanza per gli animali. E c'è Cora che ha bisogno di, vediamo cosa ha bisogno, chiede di andare a fare i suoi bisogni e poi altre scelte, protezione animali, vediamo un po', cambia abito innanzitutto, facciamo abito da casa, togliamo la pettorina e poi facciamo, intraprendi un'avventura insieme, vediamo se lui oggi va al lavoro. A proposito, sì, alle 10, oh, vabbè che sono le 2 di notte, quindi magari l'avventura la facciamo domattina. Esatto. Cosa c'è? Vai in bagno, vai, usa. Bene, e poi ho anche bisogno di farti un bagno, quindi fai un bagno con la schiuma.
E poi, già che sei sveglio, facciamo anche. Prenditi un giorno di vacanza. Oh oh! Ha fatto i suoi bisogni. E anche tu dopo fai e prenditi un giorno di vacanza. Hai dormito abbastanza, quindi ti puoi anche svegliare. Vieni qua, pulisci, grazie, e poi usa. Perfetto, ho preso un giorno di libertà. È praticamente notte fonda, però lei ha dormito davvero un sacco, quindi facciamola lavorare un pochettino. Ottimo. E Leonardo sta facendo ancora il bagno e nel frattempo è diventato flirtante, quindi magari interagiamo un po', ecco, complimentati per l'aspetto e poi facciamo sì, allettante, fai le nozze. Loro ancora non sono sposati in realtà, però adotteranno un bambino prima di sposarsi. E vi apro qua il sondaggio. Volete vedere nel prossimo episodio le nozze di Leonardo ed Emma oppure sarà meglio aspettare ancora un pochettino? Rispondete al sondaggio. E nel frattempo Leo, oddio, cosa? Cosa c'è, Cora? Vediamo un po' che problema c'è. Vediamo un attimo. Oh, che naia. Wabaneghi? Cosa c'è? Hai bisogno di mangiare? No, sembra che Cora abbia paura di qualcosa, le serve solo un minuto per calmarsi. Ok, quindi facciamo abbraccia, poi facciamo protezione animali e anzi facciamo amichevole, calma Cora, ecco qua, e poi facciamo anche amichevole, bacia. Jack, oh, Zerpa, oh, wow, Abbraccia, goodness, sì. E oh, poi, già che ci siamo, hai bisogno di un po' di divertimento. Quindi, intanto, vieni qui e videogioca al computer. Gioca una partita e gioca sport incredibili. Emma, invece, è ispirata. Quindi, potrebbe anche lei mettersi al computer. Sapete cosa facciamo per un attimo? Mettiamo il computer, mettiamo tipo questo, mettiamolo momentaneamente qui e poi facciamo innanzitutto qua c'è da ripulire, quindi svuota la ciotola e poi facciamo magari riempiamo già per gli animali, quindi riempi tutte le ciotole e poi vieni qua, non mangiarla ancora perché è cattiva. Aspetta, non mangiare. Bene, ok. E poi facciamo scrivi e riprendi a scrivere. No, aspettate. Scrivi un libro di genere, facciamo un racconto. Comunque no. Che Zoe continui a salire sui tavoli e sul letto non mi sta bene, quindi fai una ramanzina. Ma Oh, Eroi! cos'è, vomito questo? Sembrerebbe di sì. Lui nel frattempo sta videogiocando e magari facciamo esercitati nella programmazione. Basta videogiocare. Bene. Devi esercitarti per parecchie ore. Nel frattempo Emma sta scrivendo il libro. Poi, già che ci siamo, cosa c'è? State litigando? Allora, con Zoe facciamo altre scelte, amichevole, parla. E con Cora facciamo e fai uscire.
Poi un'altra cosa che volevo chiedervi, stavo pensando di fare la challenge, 7 Toddler Challenge. Fatemi sapere rispondendo al sondaggio se vi piace questa idea, se vorreste vederla sul mio canale. Quindi probabilmente se deciderete insomma di vedere questa challenge, probabilmente ci sarà un video la domenica che continuerà insomma la serie e un video la domenica di questa challenge. Mi raccomando, rispondete perché voglio sapere se interessa a voi questa tipologia insomma di video dedicato a The Sims, diversa dal solito. Adesso, fatto questo, visto che sono le 7, io direi smettila di scrivere. Cosa devi fare? Fai una ramanzina, ma dov'è finita? Eccola qua. Fai una ramanzina, poi no, questo cos'è? Parla con, esatto, e poi facciamo uscire Cora, che dov'è finita? Eccola qua. Leonardo sta continuando il suo esercizio di programmazione. Niente, a questo punto sapete cosa facciamo? Accarezza e poi altre scelte. Protezione dei mali. Vai a fare una passeggiata e facciamo... si sta addestrando, no. Ah, non c'è più e manda a fare un'avventura, niente. Allora facciamo amichevole. Ecco qua, intraprendi un'avventura insieme. E dopo, quando torna, facciamo l'adozione tramite computer. Vediamo. Sei contenta di andare ancora oppure no? Allora, altre scelte amichevole, ok, stanno andando. Sì, stanno andando. Perfetto. Loro ci sono andate via. C'è Cora che continua a fare la matta sul letto. E per quanto hai giocato, vediamo, per un totale di 2 ore, ok, direi che può bastare. Quindi hai bisogno di mangiare, vieni qua, cucinati qualcosa e fai colazione, facciamo macedonia di frutta. Poi questo alla fine non l'avete ripulito, quindi asciuga e poi riempi la ciotola. Anzi, riempi la ciotola a Zoe. Il faro. Hanno malapena fatto il giro dell'isolato prima che Cora spicchi il volo verso il faro. Entrano nel negozio di souvenir, ma l'uomo anziano non c'è. I due decidono di aspettare, ma l'immobilità del negozio inizia a far venire la pelle d'oca a Emma. Cora tocca con la zampa una porta sul retro con la scritta privato. I due devono esplorare per conto loro. Intrufolati, aprendo la porta privata, scorri la merce nel negozio di souvenir. Io direi... è meglio non intrufolarsi. Anche se sarebbe allettante esplorare il faro per conto loro, Emma incoraggia Cora a non varcare quella porta. I due curiosano nel negozio per un po' e scoprono alcune cose interessanti, come per esempio che il faro è rimasto spento per sole 24 ore dal giorno dell'inaugurazione e che le antiche scale al suo interno sono chiuse al pubblico ma ancora ritenute perfettamente sicure. Mentre Emma esamina un po' con la cronologia storica del faro, Cora torna a precipizio da lei lanciando delle occhiate nervose alla porta con la scritta privato. Emma va a vedere e scorge cosa? Un fugace? Lampo bianco? Un fantasma? Impossibile. Emma promette a Cora che torneranno di nuovo per vederci chiaro, quindi la prossima volta le faremo curiosare, insomma le faremo entrare in questa stanza privata. Ok, intanto c'è Leo che si sta preparando da mangiare, aspettiamo un attimo. No, ma non hai chiamato alla fine. Alt, prenditi un giorno. Aspettate. Prenditi un giorno di vacanza. Interrompi un attimo perché sennò non ce la facciamo. Forse abbiamo fatto. Ecco qua, ha preso 7 simoleon Emma per il suo libro Sogni d'oro. Ottimo, quindi a questo punto direi Emma, vieni qui. Sei tesa per quale motivo? Un fantasma. È possibile che Emma abbia visto un fantasma nel faro e che l'abbia fatto uscire un po' di testa. Magari nel prossimo episodio andiamo a vedere questo faro insieme a loro. Altre scelte. Oddio, non mi ricordo come si fa. Aspettate. Unità familiare. Metti in adozione l'animale. No, vabbè, questa non la sapevo.
Unità familiare, vai in vacanza, trasferisci, adotta, compra un negozio, adotta. Adotta un gatto, adotta un cane e adotta. Quindi immagino sia questo. Vediamo un attimo. Oh, can I moves now? Alla fine qua non avete ancora ripulito però. Dai, Leonardo, fallo tu. Grazie. Ecco qua, esatto. La tariffa dell'agenzia di 1000 simoleon. E sì, dai, ne abbiamo. Ci sono, allora, 4 neonati, 2 femmine e 2 maschi. Poi abbiamo dei bebè e dei bambini. Io direi di prendere... quasi quasi o un bebè oppure un neonato. Giorgia, Laura, Arianna e Giulia, ma sono delle gemelline loro? Sembrano molto 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 simili. Quasi quasi direi di prendere un neonato e prendiamo lei, Laura. Vediamo un po'. Ecco qua, è andata a prenderla, esatto. E nel frattempo, Leonardo è un pochettino stanco, quindi magari, esatto, fai un pisolino veloce, 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 veloce. Vediamo un po'. Qua, adozione completata. L'orfanotrofio vorrebbe presentare nome Laura, sì, teniamo Laura, e cognome Parisi. Emma sta portando a casa un nuovo membro della famiglia. Fatto. Vediamo un po' dov'è la culla, dove me l'hanno messa. Eccola qua. Quindi direi di fai dei versetti, fai una faccia buffa, cocco. E poi anche tu, Emma, fai dei versetti, ma non ci passate? No, infatti. Spostiamola, mettiamola qui. Perfetto. Ed eccola qua. Quindi io direi culla, calma, cambia il pannolino. Leonardo, poi vieni qua e fai dei versetti, una faccia buffa e coccola. Leonardo, basta, vieni qua, che ancora non l'hai, fai dei versetti. Dove stai andando? Vieni qua, culla e poi facciamo altre scelte. No. Sì, magari, anzi, fai vedere a Emma. Oh oh, mi sa che l'hai innervosita un po'. Facciamo dondola. Nutri con il biberon, vediamo. Che forse è stanca, vediamo un po'. È triste, sì. La piccola Laura. No, su. Ecco qua. Invece, Emma, direi di continuare a scrivere, visto che sei ispirata, riprendi a scrivere. Guardate Cora e Zoe che si danno i bacini. Leonardo dov'è? Eccolo qui, sta sistemando. Che bravo che è diventato. E fatto questo, direi di sistemare questa stanza. Quindi, visto che pure che anche questo episodio sia parecchio lungo, adesso velocizzo il tutto, sistemo le due stanze, però non lo faccio insieme a voi con calma perché altrimenti diventerebbe lunghissimo. Quindi le sistemo velocemente e poi vi faccio vedere il risultato.
Ok, ho diviso, sistemato le stanze. Questo è il bagno, ho utilizzato gli stessi mobili, soltanto aggiunto la doccia e il vasino per Laura. Poi c'è questa stanza appunto per gli animali, dove ho messo la cuccia di Zoe, di Cora, e la cuccia di Zoe più piccolina, l'aspirapolvere automatica, la lettiera sempre per Zoe. E poi dalla camera dei genitori si va nella cameretta di Laura. Al momento ho messo un armadio, una cassettiera, questo tappeto, qualche giochino e la sua culla. E poi ovviamente quando diventerà una bebè andrò a modificare ancora questa stanza e magari la allargherò ancora un pochettino. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo di rispondere sempre al sondaggio che trovate alla fine di ogni episodio per decidere cosa succederà nella prossima puntata. Vorrei nella prossima puntata giocare con Tommy ed Emily, visto che in queste due puntate ancora non li abbiamo visti. Vorrei anche farle trasferire in un appartamento che sto sistemando in città, un pochettino più grande, e poi vorrei visitare per bene questo quartiere, cosa che ancora non ho fatto. Quindi mi raccomando, rispondete ai sondaggi, mettete un bel pollice in su per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!